In questa lezione parleremo di valutazione, parleremo dell'importanza della valutazione in qualsiasi processo intenzionale che viene messo in atto in un servizio, in un centro, in un contesto per attivare per arrivare a degli obiettivi che possono essere degli obiettivi di apprendimento in ambito educativo, formativo, degli obiettivi legati a un miglioramento del benessere delle persone, degli obiettivi legati anche al cambiamento organizzativo, cioè al fatto che un'istituzione, un servizio possano migliorare la propria qualità attraverso un processo di valutazione partecipata. Una delle cose importanti da dire per iniziare è che la valutazione serve ad attuare dei cambiamenti nella prassi. Che significa? Noi siamo abituati a pensare alla valutazione come al fatto che venga assegnato un voto a qualcuno, come il fatto, di solito gli studenti a scuola, pensiamo alla scuola, no? Prendono un voto in relazione a come vanno le loro performance rispetto a quanto gli insegnanti hanno richiesto. Bene, la valutazione in realtà non è questo. Non è questo perché la valutazione ha a che fare ancora una volta con una relazione tra le intenzioni di chi vuole proporre qualcosa, gli obiettivi di chi ha la responsabilità di un processo e le persone a cui questo qualcosa è destinato. Quindi non è qualcosa che riguarda i destinatari, ma riguarda la relazione tra chi propone e i destinatari. Intanto una definizione, la valutazione ha a che fare, lo dice la parola stessa, con l'espressione di un giudizio. Io valuto qualcosa significa che io do un giudizio su questa cosa. Può essere un giudizio positivo o negativo in tutte le sue gradazioni. È importante distinguere tra verifica e valutazione. È qualcosa che di solito si confonde, anche perché nei documenti viene scritto verifica / valutazione. La verifica ha a che fare col fatto che io verifico se determinati obiettivi sono stati raggiunti, che io mi sono posto, no? Verifico se sono stati raggiunti. La valutazione è il giudizio che do su questa verifica. Faccio un esempio molto, molto semplice, collegato alla scuola, per esempio. C'è Maria, una bambina, che parte da una serie di difficoltà, per cui ha problemi, per esempio, di collegare i rapporti di causa-effetto, ha un vocabolario molto povero, e c'è nella stessa classe Giuseppe, che invece parte da un livello molto alto, collega benissimo tutto, è un bambino che non ha nessun tipo di problemi. Io propongo un percorso didattico di apprendimento, quindi diciamo che Maria parte da un livello 3 e Giuseppe parte da un livello 7. Poi io faccio una verifica rispetto agli apprendimenti, mettiamo che Giuseppe arriva al livello 8, e Maria da 3 arriva al livello 6. È chiaro che Giuseppe ha fatto un percorso più piccolino rispetto a Maria. Io non valuto, verifico che Maria è arrivata al livello 6 e Giuseppe è arrivato al livello 8. La valutazione che do di questo è che Giuseppe in realtà si è spostato poco, Maria si è spostata moltissimo. Quindi la mia valutazione del percorso di Maria è più positiva rispetto a quella del percorso di Giuseppe. Quindi la verifica è dove sono arrivati questi due bambini, la valutazione è il giudizio che io ho di questo risultato. Spero che questo renda chiaro come dentro la valutazione ci sia un processo che riguarda quindi un tempo,
un tempo che chiunque voglia condurre un'azione di cambiamento deve porsi rispetto agli obiettivi che vuole raggiungere. Ed in più che c'è un rapporto diretto tra i destinatari e quello che viene proposto. In ogni progetto c'è un aspetto valutativo, mi faccio un piano di intervento, stabilisco degli obiettivi, stabilisco dei tempi, stabilisco delle metodologie in maniera consapevole e ho dei risultati attesi, cioè mi attendo dei risultati e la mia valutazione non è soltanto sui risultati, ma chiaramente su tutte le parti del progetto e su come queste si intersecano tra loro. Posso anche poi fare una valutazione di impatto, cioè vedere quanto quello che io ho realizzato si mantiene nel tempo, attiva a sua volta de degli ulteriori cambiamenti. Questo presuppone anche che io sia in grado di fare una valutazione appunto nel tempo, che viene detta valutazione formativa o valutazione in itinere. La valutazione in itinere rimanda ad altri due concetti fondamentali. Uno, l'osservazione sistematica e la valutazione sistematica, cioè io ogni giorno cerco di capire che cosa sta succedendo e se quello che io propongo è efficace in relazione a quanto ai miei obiettivi oppure no. Quindi mi metto in discussione come formatore, come educatore in prima persona e nello stesso tempo rifletto. Quindi c'è una parte di osservazione e una parte riflessiva e autoriflessiva che mi permette di aggiustare il tiro, in itinere significa durante il percorso, in relazione ai bisogni dei destinatari. Questo è un concetto molto importante perché noi siamo abituati ad attribuire la responsabilità degli apprendimenti ai destinatari di quello a cui noi proponiamo qualcosa. In realtà non è così. In realtà, come diciamo, è sempre un rapporto tra almeno due termini e la responsabilità non è condivisa, la responsabilità è di chi propone, di chi ha un ruolo istituzionale, di chi ha un rapporto asimmetrico, si dice, quindi non sullo stesso piano con le persone a cui un determinato intervento è destinato. Quindi la valutazione è sistematica, è una valutazione che deve essere condotta in maniera sistematica. B è una valutazione che non è soltanto, si dice, sommativa. La valutazione sommativa è quella che è detta valutazione finale ed è la valutazione che alla fine di un percorso io faccio di com'è andata. Non posso fare solo la valutazione finale, perché questo significa che io ho fatto un percorso che non tiene conto di quello che succede in itinere. E noi stiamo partendo dal presupposto ecologico che quando si lavora con le persone noi non possiamo mai determinare i risultati, perché le persone sono attive nei loro processi di cambiamento e di apprendimento. Quindi io faccio un'ipotesi quando faccio un progetto, faccio un'ipotesi in astratto che poi devo calare nella prassi e collegarla effettivamente ai bisogni reali delle persone con cui io mi trovo a lavorare. Questo significa che devo essere in grado di rivedere costantemente, pur mantenendo chiari gli obiettivi, i presupposti, devo essere in grado di rivedere costantemente quello che mi prefiggo di fare e quindi presuppone come competenza professionale una capacità di essere flessibili e di saper tollerare l'incertezza. Presuppone anche la capacità di saper riflettere su se stessi e di sapersi mettere in discussione per non correre il rischio di attribuire il proprio insuccesso agli altri, alle persone a cui sono destinati gli interventi.
La valutazione può anche riguardare dei contesti più ampi, che possono essere un'istituzione, un'associazione, una scuola. In questo caso si parla di valutazione di quarta generazione. Innanzitutto la valutazione deve riguardare tutti i partecipanti, i componenti di un sistema. Cioè, nel senso che quando io faccio un intervento, non c'è solo la relazione tra chi propone l'intervento e i destinatari diretti, ma ci sono tutto intorno tutte le persone che fanno parte di quel sistema e che a diverso titolo vengono coinvolte, che possono dare un contributo rispetto alla valutazione dell'intervento stesso. Infatti si parla di valutazione partecipata o valutazione di contesto. La valutazione di contesto presuppone il fatto che tutti gli attori di un contesto, si dice, diano un giudizio, proprio facciano una valutazione, vengano innanzitutto coinvolti nel processo in qualche modo, a diversi livelli, da un livello informativo a un livello direttamente di coinvolgimento diretto, e poi che possano dare un giudizio e che poi vengano anche messi a parte dei risultati. Infatti, in questa prospettiva, una cosa fondamentale, un'azione fondamentale è la restituzione dei risultati. Cioè, non c'è più qualcuno che tiene in mano e ha il potere rispetto all'intervento, ma questo potere in qualche modo viene distribuito tra tutti gli attori e viene quindi gestito, diciamo, in maniera partecipativa. Questo processo riguarda anche dal punto di vista epistemologico il modello della ricercazione. In un processo di ricercazione, che quindi è orientato a un cambiamento di sistema, è necessario quindi una valutazione, educational evaluation, fatta, condotta da tutti gli attori del sistema. E volevo fare un esempio, però prima faccio un esempio tra che cosa succede tra un ricercatore esterno che mantiene il potere di decidere, decisionale, e un ricercatore che invece è interno, o comunque più che un ricercatore, un valutatore in questo caso. Il processo nel modello di Taylor, e qui proprio faccio un'analisi delle fasi, che cosa si fa? Si definiscono gli obiettivi in termini comportamentali, si elaborano gli strumenti di misurazione, si raccolgono i dati, si interpretano i risultati e sulla base dei risultati si forniscono dei suggerimenti a quel determinato sistema, istituzione e contesto. Quindi c'è qualcuno esterno che conosce meglio degli altri le situazioni, stabilisce un processo in base ai suoi criteri, dà una valutazione e poi rimanda al contesto le cose che ha elaborato. Il processo del modello di Steik, appunto, invece, che cosa fa? Descrive il programma a tutti quanti, restituisce la descrizione ai destinatari, quindi condivide con i destinatari il programma, raccoglie le loro opinioni e i loro giudizi rispetto al programma e poi restituisce ai destinatari i loro giudizi. Che cosa significa? Significa che si instaura un percorso circolare in cui le persone attivamente hanno la possibilità di dare la loro opinione sul programma. Non c'è qualcuno che valuta dall'esterno, che dà i suggerimenti su cosa aggiustare e cosa no, no? Quando per esempio un'azienda chiama l'esperto valutatore esterno che fa l'analisi di sistema e poi dà i risultati e dà i suoi suggerimenti, questo è qualcosa che è totalmente avulso dalle persone che nell'azienda lavorano. Una valutazione reale
mette in gioco tutte le componenti di un servizio e quindi è chiaramente non autoreferenziale. Questa è un'altra cosa importante. Spesso nelle valutazioni fatte soltanto con personale interno, quello che succede è che un servizio non si apre all'esterno, ma in italiano si dice se la canta e se la suona, nel senso che sceglie i criteri che possano confermare il suo status quo. E sceglie paradossalmente, ma non tanto, anche i criteri di valutazione, quindi delle cose che possano non mettere in pericolo il servizio stesso, soprattutto nella sua gestione. Ora, perché questo discorso è importante? Perché ancora una volta è un discorso politico, di reale cambiamento sociale, di reale cambiamento dei servizi in relazione ai reali bisogni dei destinatari. Un processo partecipato di cambiamento delle organizzazioni presuppone che tutti siano messi, non solo diano un giudizio di valore sui risultati o su determinati criteri, determinate metodologie o determinate iniziative, ma che questa partecipazione abbia poi, da un lato, degli effetti pratici, reali, quindi venga presa in carico e entri a far parte della vita di un determinato servizio o istituzione. Dall'altro lato presuppone che tutti gli attori, proprio perché sono chiamati attori, possano partecipare a tutte le fasi di questo, cioè quindi sapere, conoscere il programma, poter riflettere sugli obiettivi già in partenza e non soltanto alla fine. Ancora una volta, così come nei singoli interventi, quelli di cui abbiamo già parlato, entra in gioco la dimensione processuale, cioè il tempo e la possibilità delle persone di attivamente di poter avere dei feedback o dare dei feedback rispetto a quello che sta succedendo. D'altro canto, chi ha la responsabilità di condurre un percorso di cambiamento a livello anche istituzionale o di sistema deve poter essere capace e anche prevedere la possibilità di mettere in discussione ciò che aveva pensato di fare. Quindi non c'è poi in fondo una grande differenza tra l'intervento singolo, la consapevolezza, l'intenzionalità, ma anche la capacità di riflettere, mettersi in discussione, rivedere processualmente man mano un percorso di lavoro, di intervento, questo a livello singolo, ma anche a livello di organizzazione, servizio, istituzione, succede la stessa cosa, solo che la complessità è maggiore e quindi è necessario pensare a una regia di tutto questo che preveda una partecipazione anche in termini valutativi e in un'ottica di miglioramento della qualità del servizio. Credo che questo aspetto sia fondamentale per tutti coloro che lavorano in una relazione di aiuto con le persone e all'interno di contesti più o meno strutturati. Tutto questo rimanda, così come abbiamo detto, all'aspetto della capacità di predisporre un piano di lavoro, predisporre degli obiettivi, saper valutare in itinere, quindi saper collegare quanto si propone ai destinatari concreti, non a destinatari astratti, saper riflettere su se stessi, ma anche in un'ottica più ampia e complessa, sapere lavorare in gruppo.